In un mondo che va sempre più di fretta, Slow Food elogia la lentezza. Per questa nuova puntata di Caffè in Ghiaccio abbiamo ospite Antonello Del Vecchio, vicepresidente di Slow Food Puglia, ma anche componente della segreteria nazionale di Slow Food. Buonasera. Buonasera. Dunque, qual è la filosofia di Slow Food? La filosofia di Slow Food non la possiamo proprio racchiudere in poche parole, ma io direi in tre aggettivi e tre verbi importanti. I tre verbi, cominciamo da quello, perché l'attività fondamentale di Slow Food è quella di promuovere, tutelare l'ambiente, che poi vediamo anche nei dettagli, ma educare soprattutto. E questo è un po' il ruolo che si è ricucito addosso negli ultimi tempi, negli ultimi anni. E i tre aggettivi sono il buono, pulito e giusto, di cui ormai se ne fa largo uso anche nelle nostre presentazioni, però sono momenti fondamentali. Vediamo molto velocemente i primi tre verbi. Promuove. La nostra funzione fondamentale è quella di promuovere un'alimentazione sana, è quella di promuovere un'agricoltura che rispetta l'ambiente, è quella di promuovere un lavoro nell'ambito agricolo, ma soprattutto nella produzione e nella trasformazione del cibo, che sia assolutamente sostenibile, non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista ambientale. E poi educa. Quindi questo è forse la cosa qui che ci sta più a cuore in questi ultimi tempi, e lo vedremo poi magari parlando anche del mercatino del gusto di Maglie, che è la manifestazione che andremo a svolgere nella prossima settimana, fra due settimane a Maglie, e promuove e educa cominciando dal mondo dei bambini, quindi mettendo in piedi iniziative importanti come l'Orto in Condotta, che forse è un po' il nostro fiore all'occhiello, dove si va nelle varie condotte. Noi, l'associazione Slow Food è divisa in condotte e convivio nel territorio nazionale ed internazionale, si cerca di organizzare l'orto scolastico. In ogni scuola si cerca di mettere su un orto dove ci sono gli insegnanti coinvolti, i bambini soprattutto, ma anche i genitori e forse ancora meglio il nonno ortolano, cioè quello che ha esperienza di coltivazione di terra e di coltivazione di un orto. Tre aggettivi: buono, pulito e giusto. Noi abbiamo pensato qualche anno fa, il nostro Carlo Petrini ha scritto un libro intitolato Buono, pulito e giusto, di definire cos'è per noi la qualità secondo Slow Food. È una qualità che imprescindibilmente deve contenere questi tre aggettivi in maniera: buono se ci riferiamo a un prodotto legato all'agricoltura, legato all'alimentazione, al cibo, un prodotto che sia organoletticamente valido, cioè che il gusto sia completamente soddisfatto e quindi è buono, tutti possiamo dire oggettivamente ma anche soggettivamente che è buono, ma che sia pulito perché viene prodotto nel rispetto dell'ambiente, ecco che ritorna il discorso della sostenibilità ambientale, ma soprattutto che sia giusto, dove ci sia una sostenibilità sociale senza sfruttamento alcuno, senza sfruttamento di bambini. E su questo comunque si aprirebbe un capitolo a parte. No. E siamo molto impegnati in questo settore. Slow Food nasce in Italia nel 1986. Sì. Quali sono le tappe raggiunte finora e quanti sono i soci, sia in Italia che in Puglia? Beh, nasceva nell'86, seguiva subito quella famosa riunione di Parigi con Carlo Petrini, un gruppo notevole di intellettuali, soprattutto europei, ma anche d'oltreoceano, che scrivevano quel ormai famoso, devo dire, manifesto del gusto, manifesto del piacere, il famoso, si rivendicava il diritto al piacere. Facciamo un esempio pratico: lei quando va a fare la spesa come si orienta nei prodotti che acquista? Cerco il più possibile di non andare nei supermercati, però questo non vuol dire, non posso demonizzare i supermercati, ce ne sono alcuni che si riforniscono anche da produttori locali, non necessariamente dall'industria agroalimentare, ma sappiamo benissimo che non ne possiamo poi fare a meno, dobbiamo andare. Allora bisogna stare molto attenti per due motivi: uno, per un discorso di sicurezza alimentare, quindi leggo sempre l'etichetta, voglio capire la provenienza, voglio capire la composizione di quel prodotto. La provenienza è importantissima. Guardiamo per le carni, per esempio, che vengono, ora abbiamo riavuto un caso di mucca pazza in questi ultimi giorni, sta riaffiorando. Questo perché? Perché abbiamo abbassato un po' la guardia, abbiamo cominciato a importare carne già macellata, non controllata, dai paesi dell'est soprattutto, ma qualcosa viene ancora anche dal nord Europa.
dobbiamo prestare molta attenzione all'etichetta. L'etichetta ci dovrebbe dire per legge la provenienza, nel caso specifico della carne, dove è stato allevato l'animale, dove è stato macellato e dove è stato poi confezionato oppure portato sul mercato. E in questo caso Slow Food deve incidere sulle scelte politiche, deve farsi sentire. Esattamente sì, ecco il ruolo politico della nostra associazione. Ecco perché ogni socio non si sente solo socio di un'associazione che ti consente, che ti educa al gusto, al buon gusto e ti cerca e ti dà le indicazioni su dove trovare il cibo buono. Ma ogni socio si deve sentire responsabile di quello che accade intorno a sé. Cioè, se noi vediamo delle colture intensive, dobbiamo essere capaci di denunciare quello che sta accadendo. Vogliamo solamente dire due parole su quel discorso che è avvenuto in Friuli a Pordenone, quel mais OGM che si sta coltivando, che è stato seminato, chissà quanti agricoltori, ne è stato scoperto uno, ma chissà quanti, c'è una legge che lo vieta, chissà quanti lo fanno. Lei fa riferimento al mais, ma siamo sicuri che i pomodorini del Salento, i tanto decantati pomodorini, non abbiano lo stesso problema? C'è questo rischio, purtroppo. L'unico modo per salvarsi è quello di diventare di nuovo padroni delle sementi. E questo non te lo fa l'agricoltore, diciamo quello industriale. L'agricoltura industriale non bada a questo, bada a quantificare, a produrre, a riutilizzare il terreno più volte per poter poi portare sul mercato questi prodotti, utilizzando tanti fertilizzanti, utilizzando sementi, approvvigionandosi di sementi sempre dagli stessi produttori che magari fanno parte di multinazionali. Il segreto sta nel cercare di recuperare le sementi locali da quei contadini che per anni sono stati i depositari di quelle sementi. Cosa faceva il contadino e cosa fa ancora adesso quello che coltiva da solo la sua terra, che fa dei prodotti? Voglio fare un passaggio riguardo le etichette. Se fossero state scritte in modo corretto, si sarebbe verificato il problema delle mozzarelle blu? Io credo assolutamente di no. Però c'è un altro problema che non dobbiamo sottovalutare. Le mozzarelle blu sono le mozzarelle meno care. Siamo in un periodo di crisi notevole. Siamo in un momento in cui molte famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese, quindi fare economia è diventato importantissimo, a volte va proprio al discapito della qualità. E purtroppo c'è chi ne approfitta, c'è chi mette sul mercato tante porcherie che fanno male alla salute, che sicuramente non aiutano neanche la comunità da quale proviene, non saprei neanche da dire da dove proviene quella materia prima che hanno utilizzato per fare quelle mozzarelle lì. Parliamo del mercatino del gusto di Maglie. Come si svolgerà? Undicesima edizione. Si svolgerà più o meno come lo scorso anno e come gli altri 10 anni, nel senso che ci sarà sempre una grande e bella accoglienza in una cittadina che tutti conosciamo qui nel Salento, essere una delle cittadine più accoglienti e più belle, anche dal punto di vista architettonico. Quindi abbiamo sempre definito un bel salotto nel quale è piacevole accomodarsi e anche seguire questa manifestazione, ma non solo questa, anche a mercatino concluso è bello stare a Maglie perché è una città che ti offre un'ottima accoglienza, un'ottima ospitalità. Le novità ci sono, ovviamente ogni anno cerchiamo di rinnovarci, però cerchiamo di stare sempre in quei temi che dicevo prima, promuovere, educare e tutelare, e quindi promuoviamo con la via della gastronomia, la via del vino, le aziende che ci piacciono di più, le aziende che sicuramente secondo noi sono anche più virtuose, con la via dell'olio, l'extravergine d'oliva, poniamo quelle aziende che compaiono anche sulle nostre guide, perché abbiamo già fatto un lavoro notevole anche di selezione nei mesi scorsi, e poi abbiamo i presidi e le comunità. La nostra anima, l'anima di Slow Food sono proprio quelle, cioè i presidi sono quei prodotti che Slow Food ha presidiato perché rischiavano di estinguersi. Perfetto, viva Slow Food. Viva Slow Food sempre. Grazie. Grazie.